Forse ci siamo, raga, forse ci siamo. Forse l'abbiamo trovato il sacro Graal, la bici giusta, eccola qua, da portarsi dietro in camper. Questa è la T14, la più compatta del catalogo di Engue. Non ti far ingannare perché è piccola, ma offre tanto. Adesso te la faccio vedere per bene e poi ti spiego tutto. Bella, eh? Veramente un bel giocattolino, tra virgolette, perché comunque è una roba figa. Engue T14. T14 l'avrei capito perché ha le ruote piccoline da 14 pollici. Piccoline ma belle cicciotte, quindi interessante. Allora, se ti devo riassumere questa bicicletta con una parola, direi essenziale, perché offre il giusto per non far mancare niente. 250 watt il motorino elettrico nel mozzo della ruota posteriore, batteria da 10 Ah a 48 volt, che ti permette un'autonomia di 25 km in full electric, 42 km in pedalata assistita. Sono dati che variano, dipendono dal tuo peso, dalle condizioni della strada, dalle salite, eccetera. Però considera insomma questi dati, ok? Perché ti ho detto prima essenziale? Perché non hai fronzoli, allora cosa c'hai? Una velocità, proprio un rapporto, quindi non hai il cambio e hai anche un solo livello di assistenza elettrica, di pedalata assistita, ok? Quindi non c'è nulla di regolabile. Hai un mini display qui vicino alla manopola destra, hai la chiave per accendere, diciamo, altrimenti non funziona, e qui su questo piccolo display hai le tacche che ti indicano quanta autonomia è rimasta. Fai il secondo scatto e si accende il faro a LED anteriore, ok? Quindi spegni, così spegni del tutto, accendi il quadro, accendi il faro. Doppio freno a disco, e c'è una roba che ti devo dire, frena da paura, soprattutto il freno davanti, ci devi stare all'occhio perché frena da paura e oltre a frenare tanto è anche molto modulabile, devo dire, quindi belli, freno a disco meccanici. 4 punti di ammortizzazione, forcella anteriore ammortizzata, un altro ammortizzatore qui al centro, sul tubo diciamo, ammortizzatori posteriori e anche la sella ha le sue molle, quindi 4 punti di ammortizzazione, 3 di snodo perché questa è pieghevole e diventa compattissima, raga, compattissima. Ovviamente il manubrio è regolabile in altezza, la sella anche, la sella, vedi, si piega così, hai un altro snodo qui per piegarla e l'altro snodo classico al manubrio per piegare anche il manubrio e ti ripeto diventa super compatta. Cavalletto laterale, ovviamente, c'ha i suoi parafanghini, hai doppio sellino, non tanto per portare qualcuno perché è veramente in basso, ma magari per legarci un piccolo carico, non lo so, insomma, qualcosa ci fai. Interessante che hai la doppia chiave, due chiavi ti vengono fornite per l'accensione, ok, altre due chiavi ti vengono fornite per rimuovere la batteria, che è super comodo e super semplice. Sposti la sella, stacchi il connettore e ti porti via la batteria, così. Allora, comodo per due ragioni, per non fartela ciulare quando la parcheggi in giro, per portartela su a casa per ricaricarla, magari lasci la bici in box in cantina, in garage, non lo so, e ti porti su a casa solo la batteria. Comoda anche perché è super intercambiabile, ci metti un secondo, insomma, per tutte quelle occasioni in cui ti serve tirare via la batteria, è super super rapido. Questa T14 è la bicicletta di ingresso, diciamo, nel mondo Engue, è quella che costa di meno, costa 599 euro, lo so bene, sono consapevole, sono comunque tanti soldi, ma secondo me li vale ampiamente perché è realizzata veramente veramente bene, è essenziale, siamo d'accordo, però è realizzata proprio proprio bene. Allora, super compatta, super pieghevole, forse è la bici perfetta da infilare in un bagagliozzo posteriore come quello che ci abbiamo sul Laika e magari portarmela dietro per l'imminente viaggetto che andremo a farci fra un paio di settimane, di cui ti ho già accennato. Ci sto pensando, forse me la porto dietro, forse me la porto dietro. Super compatta e anche discretamente leggera, perché essendo comunque piccolina riesce a contenere abbastanza il peso, 23 kg pesa ovviamente con la batteria montata. Perché ti sto parlando di Engue T14, che tra l'altro è disponibile in tantissimi colori molto belli,
sul sito di Engwe. Perché ti sto parlando di T14 proprio oggi, che è l'8 di aprile, quando tu mi guardi? Perché a partire da oggi fino al 30 di aprile sul sito di Engwe si festeggiano i 10 anni del brand, 10 anni di Engwe, quindi l'anniversario, un anniversario importante direi, e ci sono un sacco di promozioni. La prima promozione che ti voglio segnalare è il lancio proprio durante questo periodo, dall'8 aprile al 30 di aprile, della P20 di Engwe, un nuovo modello che stanno lanciando e che se decidi di acquistare durante questo periodo di festeggiamento dell'anniversario, la puoi comprare al prezzo di lancio di 1099 euro. Vattela a guardare sul sito di Engwe perché merita. Però non è finita qui, perché nel periodo dei festeggiamenti dall'8 al 30 di aprile, se spendi più di 650 euro sul sito di Engwe per acquistare un e-bike o quello che vuoi, ricevi a casa una gift box, quindi un regalo per premiarti, del valore di 199 euro. Poi ancora, per tutto il periodo ci sono gli sconti, sconti equiparabili, diciamo paragonabili al periodo del Black Friday, perché arrivano fino al 30%, capisci che su una bici che magari ti costa 1000 euro, il 30% di sconto è tanta roba, è sostanzioso. Ultimo, ma non ultimo, ogni domenica ci sono delle estrazioni, dei premi in regalo per gli utenti, ok? Puoi arrivare a vincere, diciamo il premio massimo, addirittura proprio una bicicletta, oppure buoni sconto fino a un massimo di 500 euro, batterie extra, accessori, insomma un sacco di cose. Ecco perché ti sto parlando di T14 proprio adesso. Dall'8 al 30 aprile sul sito di Engwe si festeggiano i 10 anni del brand, quindi un sacco di occasioni, ci sono i premi, ci sono gli sconti, eccetera eccetera. Il link per acquistare questa T14 o qualsiasi altra e-bike ti possa interessare del catalogo di Engwe te lo lascio in descrizione. Questa te la porti a casa con 5,99 e ti lascio anche un piccolo codice sconto che non fa mai male. Adesso però alle mie spalle chi c'è? Sempre lui, il VM. Adesso io metto in moto qua, me ne vado schizzando sulla mia T14 e poi ci mettiamo all'opera. Ciao, ne? Ciao, cucciolo di Santa Maria Capovetere, come stai? Hai finito di andare in giro in bicicletta a fare il fricchettone? Sì? Ascolta, metto un attimo qua sotto la serra perché c'è vento, se no non mi senti. Allora, 2 di aprile oggi, Il tempo stringe... Stringe. Tra l'altro il mio onomastico, San Francesco, da Paola, non da Sisi. Allora, io ho qui nel mio telefono una lista qua, no? Una lista di cose da fare prima della partenza. E dice, sigillature bagno. Senti, io sigillature bagno le ho fatte stamattina, ok? E non te le faccio vedere perché mi vergogno. Sono venute malissimo. Sto anche addirittura pensando di lasciare che asciughino e poi toglierle e rifarle. Sono venute proprio male. Col Sikaflex nero, sporcato tutto. Una merda, raga. Ma guarda, ti giuro, mi vergogno, non te le faccio vedere. Poi mi dice, sigillatura cucina, piano cucina. Questo invece te lo faccio vedere perché ho usato un nastro. Siccome non volevo usare il Sikaflex sul top della cucina, ho trovato su Amazon questo nastro. È un nastro gommato che si piega a 90 gradi, fatto apposta per i top della cucina. Adesso è molto bello il nastro, è una bella gomma, super adesivo, è tipo della 3M se non sbaglio, non è male, non mi piace tantissimo come sta, ti devo dire la verità, non mi fa impazzire il look, però per adesso lo lascio così, perché comunque è facile da mettere, si può anche togliere all'occorrenza, vediamo, mal che vada, cioè adesivo, mal che vada lo tiro via e poi se devo sigillare sigillo, quindi per adesso va bene così. Poi il mio telefono cosa dice? Grondaia porta, guarda, non so se la vedi, aspetta, la vedi? Sì, qua, vedi che ho montato la grondaietta qua? Vedi lì che sporge un po'? Quella lì è la grondaietta, si chiama Drip Stop, è della Fiamma, 75 cm nera, c'è varie misure, bianca e nera, presa nera ovviamente, 75 cm sopra la porta, praticamente l'effetto che fa è questo, ci sta al millimetro per culo, l'effetto che fa è questo, vedi? Quella grondaietta lì serve ovviamente a fare in modo che quando il camper pende dal lato porta l'acqua non vada a finire dentro la porta, perché adesso poi il bordo della porta non ha neanche la guarnizione, quindi è utile. Guarnizione che ho ordinato, deve arrivare e poi la mettiamo, la guarnizioncina a schiacciare sul profilo della porta così che quando è chiusa fa tenuta. Un'altra cosa che dice la mia lista è
porta bagno. Ti ho già detto qualche giorno fa, è arrivata la Paolonia da 27 mm con cui andremo a fare la porta del bagno. Infatti adesso andiamo a fare la porta del bagno. Ci mettiamo nella solita postazione di taglio e la realizziamo, dai. Eccola, raga. Ecco la nostra Paolonia da 27, guarda che bella. 181x56. Praticamente la faccio 3 cm più larga da ogni lato rispetto allo scasso che abbiamo in bagno, ok? All'ingresso del bagno. Questo è il taglio dritto, l'abbiamo fatto. Adesso c'è da fare la cupola, no? Tra l'altro il pannello era da 60, io per tagliarlo a 56, quindi ho uno scarto di 4 cm, che è perfetto per usarlo come spalletta su cui mettere le cerniere. Non andrò ad usare le solite cerniere nere, quelle che hai visto, andrò ad usare delle cerniere più lunghe che fanno una maggiore tenuta. Ancora non ce le ho, quindi le devo andare ancora a prendere. Però prima adesso dobbiamo pensare a fare il taglio rotondo. Quindi vado a prendere dei riferimenti nella cellula e poi col metodo del chiodo e della matita facciamo il segno. Vediamo di riuscire. Ti devo dire la verità, pensavo che sarebbe stato molto più complicato, invece avendo capito l'altra volta, avendo capito il metodo, ci ho messo un secondo, ho regolato bene bene il chiodo con la matita, il cordino, perfetto, avevo sbagliato a prendere una misura, il primo segno non mi combaciava, poi ho corretto e perfetto, prima di tagliare ovviamente. Adesso con la magica bordatrice gli facciamo due bordature, una lato esterno, un po' più marcata, quindi più smusso, invece sul lato della battuta gli facciamo proprio un accenno appena appena, che non voglio che sia troppo smussata, però non voglio neanche lo spigolo vivo. E è chiaro, no, come concetto? Va bene, procediamo. Guarda qua, smusso bello, diciamo un po' più spinto lato a vista, lato interno. Adesso qua gli devo dare un colpo di cartavetro sulla curva. Lato interno, lato bagno, un po' più leggero. La bordatrice è il mio nuovo sex toy preferito. Mi fa veramente godere. Ti dà gusto, ti dà soddisfazione quando la usi. Veramente quasi pornografico come elettroutensile. A differenza del flessibile che mi fa schifo, la bordatrice mi piace di brutto. Adesso, prossimo step, una bella levigata. Ci abbiamo qua la nostra levigatrice della nostra amata Ryobi. No sponsor, ahimè. E levighiamo prima 120, poi 240 su entrambe le facce. Poi una bella soffiata e andiamo a vedere se combacia più o meno, dai. Allora, brother, qua sto usando il super grandangolo per farti vedere come sta, ma non riesco a tenerla con una mano e con l'altra a registrare. Dai, te la devi immaginare, aspetta, facciamo così. Oh, te la devi immaginare. Oh, ma sai che mi piace anche così, legno naturale, porca miseria, non è male. Cazzo, non è male, potrebbe essere un richiamo ai pomelli. Senti, adesso gli ho dato la 120 sia dentro che fuori. Poi si è scaricata la batteria della levigatrice, che ne ho una sola. Quindi sono venuto a provare com'è. E adesso c'è da dargli la 240 quando la levigatrice sarà di nuovo carica, la batteria. Comunque, ascolta, lavorare con la Paolonia da 27 anziché con quella da 14, quindi il doppio, è un altro mondo, perché quella da 14 si rompe a guardarla. Invece questa è un'altra cosa. Sta Paolonia, ti dico la verità, sti frontali, quando sto camper si inizierà ad usare, si romperanno tutti, perché è troppo delicata sta Paolonia da 14. Però sti cazzi, poi ci pensiamo, mal che vada si rifà tutto in pioppo, che devo dirti? Ascolta, niente, dai, la porta ci sta. Ma adesso è chiaro che è solo poggiata, no? Così, a cazzo. Però ce l'abbiamo. Adesso, niente, aspetto che si ricarichi la batteria, poi gli diamo la 240, la soffiamo e la iniziamo a verniciare, va bene? E poi andiamo avanti con la nostra lista. Eccolo qui. Vabbè, la prima mano come al solito fa schifo, fa sembra che è venuto schifoso. Senti, sto finendo il grigio scuro, non so se ce la faccio a fare due lati, due mani, lo sai? Vediamo, mal che vada. È che sto grigio scuro lo vendono solo la latta gigante da 4 kg, quanto è... Cazzo me ne faccio poi, vabbè, ascoltami, per stasera basta. Nel frattempo ho ordinato su Amazon, che non ci voglio di sbattermi, le cerniere. Sono 4 cerniere di quelle a T, si chiamano cerniere a T, quindi non sono rettangolari, sono la parte rettangolare che sta ferma, diciamo, e la parte lunga che è fatta, diciamo, a trapezioidale, triangolare, per farti capire. Sono 4 perché comunque la porta è leggera, perché comunque è in Paolonia, però
appende, diciamo, si appende sulla Paulonia da 14 e vorrei fosse un po' più sostenuta. Mi segui? Quindi ne metterò 4. È bello sto kit che ho preso su Amazon perché c'è anche il chiavistello uguale, stesso stile, quindi bene. Oh, ci vediamo domani. Domani arriva un po' di roba di Amazon e continuiamo a spulciare, a spuntare la nostra lista dei to-do. To-do, to-do-do, da-da-da. Mi sto rincoglionendo. Ciao, ci vediamo. Non faccio in tempo a riordinare che faccio di nuovo caos. Ciao caro il mio cucciolo di Policoro. Policoro cos'è? Provincia di Matera, se non dico una cazzata, no? Allora, senti a me Policoro. Oggi, a parte che c'ho un'allergia pazzesca, oggi dovrebbe arrivare Amazon, deve arrivare Amazon con un sacco di cose utili, interessanti, ma non è ancora arrivato. Stamattina ho fatto qualche cazzatina, tipo dare la prima mano alla porta, prima mano di verniciatura alla porta dall'altro lato. E ho stretto un po' un raccordo della pompa di carico dell'acqua che era gocciolava appena l'ho tirato, quindi ci dovremmo essere. E, ascolta, è ora che prendiamo in mano... Non pensare male, eh. Dobbiamo prendere in mano la situazione di questi due cassetti qua. Sono da fare a misura perché i frontali li ho fatti, ma sono troppo lunghi, quindi vanno tagliati. Poi qui ho fatto un errore quando ho fatto questo frontale qui, quindi va fatta un'aggiunta, poi qui ci mettiamo un angolare. Quindi adesso dobbiamo andare a tagliare i cassetti a misura. Quindi andiamo a recuperarli nel deposito legname e vediamo di farli a misura. Anche quelli vanno verniciati. Grigio scuro non ne ho più, mi basta forse giusto per la porta. Quindi i cassetti li faremo verdi. Oh raga, riprenderanno le ante, non ci posso fare niente. Quindi dai, andiamo a farlo. Eccoli raga, questi qua sono i due frontali dei cassetti. Li ho pinzati insieme. Ho già fatto la misura, adesso gli diamo un colpo di sega. È tutto un doppio senso raga, è tutto un doppio senso. Boh, adesso ci siamo, andiamo a vedere se combaciano, ma dovrebbero combaciare, dai, facciamo un salto al camper. Ma allora, vedi, come larghezza vanno bene, perché qua a me serve che resti un po' di spazio, perché poi devo continuare qua questa bordatura e poi mettere un profilo angolare. Il problema è che vanno un pelino accorciati in altezza, un pochettino abbassati, perché adesso stanno su, praticamente incastrati, vuol dire che poi puntano. Quindi quello che faremo è andare a togliere 2 mm sotto a tutti e due. Dovrebbe bastare. Bah, stiamo larghi, facciamo, togliamo 3 mm sotto a tutti e due, dalla parte sotto. E poi li possiamo levigare e verniciare. Dai che lo facciamo. Detto fatto, raga. Eccoli qua. Prima mano. Primo lato. Ovviamente, come al solito, due lati, due mani. Poi il flatting, due palle anche, francamente. Però dovrebbero essere più o meno le ultime verniciature, dai. Ah, stamattina ho fatto questo, vedi? Questa qui è la spalletta che servirà per mettere le cerniere della porta. Verrà montata proprio così, una accanto all'altro. Qua, pezzo fisso della cerniera, qua quello mobile. Dai, adesso faccio un break, che è ora di pranzo, devo aspettare Laura. E poi ci rimettiamo all'opera, speriamo che arriva Amazon, dai, che c'è un sacco di robe che mi servono. Dai. C'è poco da fare, raga. Staremo anche rovinando il mondo, perché staremo anche rovinando il mondo. Ma quanto è comodo. Cioè, ne diventi schiavo, non so come dire, non ne puoi più fare a meno. Aspetta che questo si sta accappottando. Ne diventi schiavo, non ne puoi più fare a meno di Amazon. Comunque sono arrivati i pacchettini. Vediamo un po', perché c'è una cosa che mi serve, che devo fare il lavoretto della guarnizione della porta, quella lì a premere. Vediamo se è arrivata. Mi ricordo manco più cosa ho comprato. Ah, questo è interessante, questa è la cosa, il binario per la tenda della doccia. Ah, bella storia. Qua? Eccola qui, la guarnizione a premere da mettere alla porta d'ingresso. La metto subito ti faccio vedere poi una volta che l'ho messa, eh. Non so quanto riesci a vedere, perché magari sei un po' in controluce. Aspetta, devo trovare un angolo, magari qui. Oh, una semplicissima guarnizione a premere.
che fa tutto il giro del perimetro della porta. Adesso però, e lo sapevo, l'avevo messo in conto, ovviamente questa chiude e schiaccia bene, però ovviamente la maniglia non fa, cioè la porta non fa lo scatto, ok? Bisogna andare a sistemare questa porcheria che ha fatto il fabbro, che è una cosa inguardabile. Bisogna dare un colpettino qui per allargare un po' il foro, in modo che la maniglia faccia lo scatto. Però l'avevo messo in conto, sapevo che sarebbe stato da fare quella roba lì. Adesso me ne occupo, magari non subito. Però va bene, questa serve, raga, serve. Questa guarnizione serve, perché sta porta non va bene, non so come dire. Non è una porta adeguata. Tornassi indietro rifarei diverso per la porta. Però c'è da dire che quello che ho in mente si può fare ancora. Come ho in mente si può ancora fare, ecco. Quindi magari in un futuro mi sa che lo faccio anche. Perché così non va bene sta porta, raga. Non va bene, non va bene. Ascolta, adesso me ne occupo di sistemare lì. Adesso vediamo cos'altro è arrivato dai pacchetti di Amazon. Buttiamo un occhio, vediamo cos'altro è arrivato. Allora, il binario della doccia te l'ho già fatto vedere. Questo si butta qua dentro. Ottimo! Gamba del tavolo pieghevole e regolabile. Il tavolo, il pezzo di bambù, l'ho già tagliato, la guida ce l'abbiamo, quindi adesso do una rassettata e montiamo il tavolo. Sì, il tavolo della dinette. Aspetta, prima guardiamo cos'altro è arrivato. Ah, eccolo. Banale, ma serve. Porta posate, raga. Minchia, è perfetto il suo, guarda. Tra l'altro grigio scuro, vedi pure. Vediamo, pac. Perfetto. Perfetto. Piccolezze, banalità, però intanto serve, sono necessarie. Poi, allora, aria, tu il cibo dei cani, vabbè. Ah, i cavi nuovi dell'iPhone, non c'entra un cazzo, questi qua sono importanti perché abbiamo tutti i cavi rotti. E poi sono arrivati... Oh, questo è interessante, questo è il nastro magnetico più nastro metallico. Con questi andremo a realizzare delle zanzariere per la mansarda, perché le finestre della mansarda sono sprovviste di zanzariere di oscurante. L'oscurante, vabbè, poi in futuro ovviamente metteremo la tendina. La zanzariere, c'ho in mente una cosa per farlo, ma devono essere metti e leva, leva e metti, perché... Se no non puoi aprire e chiudere la finestra, il vetro, ok? C'ho una roba in mente, poi ti spiego. Questo qua è interessante, questo serve, questo dopo lo andiamo a montare. Questo è il fermo per la porta d'ingresso, così smettiamo di usare quell'elastico. E queste, me l'aspettavo un po' più lunghe. Queste sono le cerniere di cui ti parlavo, ma no, secondo me bastano, dai. Sono quattro cerniere così per la porta del bagno, più il chiavistello. Chiavistello, adesso questo qua non ho bene idea come funzioni, me lo devo studiare, però c'è anche il chiavistello. Direi che io intanto comincio a dare una rassettata qui, perché c'è da prendere un po' di misure, di riferimenti, perché c'è da mettere insieme la questione tavolo della dinette. Dai, do una sistemata e poi ti mostro tutto. Dai, dai, dai che andiamo avanti, un pezzettino alla volta. Allora, cucciolo di Montpellier, ascolta me. Questi sono i due fermi, vedi? Con i due agganci. Questo è il centro e questa è la barra. Ok, qui Francesca barra va montata qui così, capito? Con questo pirucchio qua al centro, in modo che quello scorre e si ferma dove si deve fermare. Quello che mi serve è andare nell'Aica a prendere la misura, cioè la distanza che c'è tra la seduta, tra qui, e la barra, ok? E la barra. Così da fare tutto perfetto, preciso, congruo. Non ti ho detto che sono arrivati i pezzi di gomma piuma, le lastre di gomma piuma per fare le sedute, però che sono già tagliate a misura, sono solo un po' da smussare, poi ti spiego, ma sto aspettando i copricuscini, quelli arrivano da Temu, dal tuo amico Temu, il tuo preferito, che non puoi farne più a meno, Temu. Te l'ho già detto ieri sera che mi sto rincoglionendo, tu non mi credi. Dai, adesso vado a prendere sta misura, così poi mettiamo anche la nostra amica, ok? Madonna, aspetta che siamo sparaflescianti, aspetta. Guarda, aspetta, faccio vedere che Laura la tiene. La tengo. Ok, ci sarebbe da fare una piccola modifica, qui bisognerebbe fare una piccola asola perché questo click altrimenti non riesce a scendere e questo non riesce a scorrere, però per adesso ce ne fottiamo.
E questa qui è la gamba. Adesso dammi un secondo che ti faccio vedere l'effetto, eh? Ecco, l'effetto è questo qui. Questa è la gamba. Ok, è una gamba pieghevole, infatti era chiusa prima, hai visto? È regolabile, cioè nel senso richiudibile. Questa qui schiacci, si accorcia, e poi per la regolazione di fino c'è il piedino regolabile. E quindi direi che ci siamo. Allora, sì, è piccolo il tavolino, perché comunque, vabbè, tutto piccolo, non è che dici, però ci sta. La mia idea è quella di mettere uno e due staffe a incastro, si chiamano, e realizzare una prolunga, magari anche un po' smussata. Che dici? Vabbè. Comunque una prolunga mette e togli, togli e metti, sai, no? Va bene. Adesso ti posso dire una cosa? Ci vediamo domani, perché adesso finisco di fissare la gamba, quindi non è niente di eccitante. Poi devo fare delle verniciature, vado a Lobby a prendere del pioppo da 4 mm per fare le zanzariere della mansarda, ma le zanzariere arrivano venerdì, non sono arrivate con Amazon, quindi arrivano venerdì, però intanto mi porto avanti, ok? Facciamo che ci vediamo domani e ti faccio vedere altri step. Dai, ciao, ciao.